Buonasera, signorina Giorgia. Sera. Che sei, oggi che facciamo? Le olive castagnole. Come olive castagnole? Le olive scolane. Oliva alla scolana? Senti un po', mentre che tu friggi, gentilezza, dici un po' come le hai fatte queste olive. Allora, prima abbiamo cotto la carne. Bravissima. Macinato. Poi l'abbiamo frullato nel frullatore. Poi abbiamo preso l'oliva. E nell'oliva ci abbiamo messo questo frullato di carne macinata. Poi abbiamo messo abbiamo tagliato l'oliva e abbiamo fatto 3 volte nell'uovo e 3 volte nel pan grattato. Perfetto. E tu sai dire agli ospiti di casa che ci stanno seguendo che olio abbiamo usato per friggere queste spettacolari olive fatte in casa? L'olio di arachidi, che l'olio di arachidi mantiene il punto di fumo. Ok, cara? Sì. Perfetto. Adesso Giorgia vi fa vedere come scola i nostri olio pulito. Eccola qua, bravissima Giorgia, metti qua, già ne abbiamo fatta qualcuna noi. Ecco, facciamo vedere questa qui, vedete? È tagliata, certo, perché poi fa vedere meglio il piatto più professionale. Poi, esatto, usiamo del sale affumicato noi. Vai Giorgia, bravissima, eccolo qua. Perché essendo le olive un po' piccoline, le abbiamo tagliate a metà in modo che ci va più carne in mezzo. Se no, se facevamo solo quel sacco a poche, entrava poca carne. Giusto? Mm-hmm. Conferma la signorina Cece? Sì. Ok. Allora, adesso abbiamo terminato da friggere. Allora, togli la schiumarola da lì, mettila sul... qui papà. Ok, e adesso facciamo la prova assaggio. Questa qui che ho già tagliata io, così si raffreddava. Ok, adesso facciamo una prova assaggio. Vai, com'è? Buona. Girati. Com'è? Buona. Va bene di sale? Perfetto. Allora, saluta tutti. Ciao. E buon appetito. Alla prossima ricetta. Ciao. Chi vuole la nostra ricetta ci può seguire. Un bel oggi. Come? Un bel oggi. Bravissima. Ciao. Ciao.